La seconda squadra di calcio è stata sconfitta perché Shingo era stato stretto troppo da vicino dai giocatori della prima squadra e non poteva muoversi liberamente. La tattica ideata da Shingo per sconfiggere la prima squadra è stata quella della palla con la traiettoria curva. Bisogna che inventi qualcosa. Se si possono fare lanci con traiettoria curva nel baseball, perché non nel calcio, aveva pensato. Sì, forse era un'ottima idea. Sì, deve essere una buona idea. Voglio provare. Un tiro su 5 mi darà una traiettoria curva. Su 5 tentativi almeno uno riuscirà ad andare in gol. È proprio una buona idea. Vale la pena di tentare. Proviamo. Maledetto, cosa fai? Maledetto! Che bello! Non voglio più cedere a Shingo, non hai capito, Comano? Ehi, ehi! Pensi sempre che l'unico rivale nella squadra sia Shingo? Chiunque non faccia quello che dico io è mio nemico! Ha intenzione di disobbedire! Oh, no, no, farò tutto quello che vuoi, non ci penso nemmeno! Non ho intenzione di farmi battere! Da Shingo! Eccomi qui. Quanto tempo sei stato a giocare a pallone? Qui abbiamo molto da fare. Cambiati e vieni ad aiutarci. Su, svelto. Mazzucchi. Oh, Shingo, allora è vero. Questo è proprio il tuo negozio. Adesso ricordo che sei il figlio del proprietario del negozio di Suki. Il negozio di Tamai, padre e figlio. Santo cielo, allora sei venuto qui soltanto per spiarmi, eh? Oh, Shingo, smettila di dire stupidaggini. Padre, ma chi è quel tipo che sta seduto là? Non ne ho proprio idea chi mi è. È strano, sembra che Shingo non piaccia molto. La sbrigo io questa faccenda. Signore, mi dispiace disturbarla. Scusi, signore, ma credo che lei e mio figlio vi conosciate. Se lo conosco, ma certo che noi due ci conosciamo, sì. Posso domandarle come ha avuto modo di conoscere mio figlio e in quale occasione? Certo, io gli insegno educazione fisica alle scuole medie Shinsei. Oh, davvero? Mamma mia, allora lei è il suo maestro. Cosa? Tanto piacere di conoscerla, davvero, le sono molto obbligato. Io sono il padre del suo allievo Shingo. Anche a me fa piacere conoscerla. Sono il maestro Tenpei Matsuki. Ero in visita da un mio amico e abbiamo deciso di venire qui a fare una cena. Oh, è un onore. Onoratissima, signore. Sono la madre di Shingo. Mio figlio è così esigente che deve darle molto da fare, caro maestro. Porta subito dell'altro sake per il maestro. Eh sì, un attimo solo e ve lo porto. Oh, no, grazie, ho già bevuto abbastanza, grazie. Via, non faccia complimenti. Mamma? Sì? Smettila di trattarlo come se fosse il re. Ma perché? Che dici? Quell'uomo allena la prima squadra di calcio e non la mia. Maleducato, è questo il modo di parlare ad un maestro? Non sono abbastanza maleducato rispetto a quello che vorrei essere. Come ti permetti, figlio? Su, Shingo, ti prego, calmati. È un mio nemico, è solo un fanfarone che parla come se fosse il migliore portiere della nazionale. La persona che al mondo odio di più è proprio lui. Figlio mio, che cose assurde stai dicendo? Sono tanto spiacente. E Shingo, chiedigli scusa. Non le devi dire queste cose. Non c'è bisogno di chiedere scusa a lui. È a me che lui deve chiedere delle scuse. Lui a te? Certo, proprio a me. Questo sabato noi giocheremo contro la sua prima squadra. Ecco perché è venuto qui, solo per fare la spia, questa carogna. Come ti permetti di accusarlo? Sono soltanto sue fantasie. Vattene via! Shingo, per favore! Se volete che me ne vada, esco subito. Arrivederci. Signor Matsuki, aspetti. Padre, ti prego, fermalo, per favore, che non se ne vada. Se ha deciso di andartene, non posso fermarlo certamente.
Non lasciarlo andare via, ti prego. Scusi, signore, quant'è il mio conto? Oh, no, non deve pagare niente. No, non posso accettare. È il minimo che possiamo fare. Mi deve 7.000 yen, signore. Non è giusto farlo pagare. Grazie. Mille grazie, ritorni. Ma non rivederci più. Perché ti sei comportato in questa maniera anche tu, padre? Vai zitta! Le donne non capiscono le cose degli uomini. Cosa intendi con questo? Certo, noi volevamo offrirgli il pranzo, ma lui non ha accettato. Le donne senza dubbio sono troppo gentili e gli uomini no. Per questo ho voluto accettare i soldi del conto. Hai capito ora? Molto male ti sei comportato, come Shingo, da gran maleducato, e non è giusto. Kimi, vuoi smetterla di parlare? Shingo si è talmente arrabbiato da perdere la testa. Ci sarà un motivo. Shingo! Ascolta, io non ti sto difendendo, ricordatelo, e mettitelo bene in testa. Non vedo però perché dobbiamo abbassarci solo perché lui è un maestro. Questi servilismi sono le ipocrisie più disgustose. Ma padre, stai forse cercando di incitare mio figlio Shingo al litigio? Stai zitta, le donne devono solo star zitte. Papà, hai ragione, andrò a consegnare i succhi. Va pure, fai presto. Vado e torno subito, eh? Shingo! Ma che cosa c'è ancora, papà? Ma che mumpo, lo sai almeno dove devi andare? Già, a chi lo devo portare? Al signor Aota, a chi altrimenti? Aota? Sì, proprio, ad Aota e Gosaku. Ah, dannazione, comunque ci andrò. Meno male, papà è veramente molto saggio. Bene, giocherò dopo a pallone, quando avrò fatto la consegna. Chi è? Il ragazzo di sushi. Ti stavo aspettando. Ma se non mi apre la porta? Ecco la sua roba, signora. E che la lascia qui? Eh? Il padrone la sta aspettando di là. È proprio buono davvero, ragazzo. D'ora in poi ordinerò sempre al tuo negozio. Mi piace, sai. Io la ringrazio davvero. Noi riceviamo spesso molti ospiti, qualche volta anche più di 20, hai capito? Molta gente viene qui a chiedermi consigli. In un modo o nell'altro dipendono da me, così io posso contare su di loro. Mi costa qualche soldo, ma non è nulla. Ordinerò il sushi sempre da te. Grazie infinite, signore. Niente. Questo è un ottimo sushi, è proprio squisito, davvero buono. Ha bisogno di altro per caso? Ho sentito che non fai più gli allenamenti della seconda squadra. Perché questo? Che ti succede? Ti sei già forse stancato della seconda squadra? No, non è vero. Non cercare delle scuse con il sottoscritto. Lo so bene, io so quello che provi per la seconda squadra. Sono dei ragazzi volgari. È naturale che non ti piacciano. Non puoi unirti alla prima squadra perché una volta hai disubbidito al signor Mazzucchi. ascolta, sistemerò io col signor Mazzucchi, non preoccuparti. Unisciti alla prima squadra e la prossima partita giocherai già con loro. Se collabori con mio figlio potete battere facilmente la seconda squadra. Se eseguirai i miei consigli vedrai che ti troverai bene. Vedi, questo è molto importante. Comunque da oggi ordinerò il succhi al vostro negozio. Ordinerò sempre almeno 20 succhi al giorno e anche 30 succhi. Non penserà di comprarmi per così poco. Con me è difficile trattare, amico. Ma che ti prende, ragazzo? Lei non è degno di mangiare il nostro delizioso sushi. Se ne vada all'inferno. Anche all'inferno mi mangi? Ricordi bene questo. Io riuscirò a ridurre la prima squadra in 1000 pezzettini. Glielo giuro e lo vedrà presto. Maledetto! Non li sopporto più, sono stupidi padre e figlio e stanno dicendo un mucchio di sciocchezze, proprio tante. Ehi tu, sei di nuovo qui, eh? Pensi che farei bene a filmare la partita di oggi, Shingo? Fai un po' come ti pare, Ryoko. E va bene. Ryoko? Secondo te quale squadra pensi che potrà vincere oggi? La prima squadra però per ora ha fatto solo allenamenti ginnici e di base, corse ed esercizi e basta. Vogliamo fare una scommessa?
Va bene, allora io scommetto sulla prima squadra. Anch'io ci scommetto perché la prima squadra ha un allenatore eccellente, il signor Mazzucchi, ed è molto bravo. Invece io scommetto sulla seconda. La terza partita di calcio tra la prima e la seconda squadra comincia oggi alle 4 del pomeriggio. L'attesa, come sempre, è grande. Il pubblico ha assiepato già le tribune. La folla esulta per le due squadre in campo. Ehi, tu, Comano. Oggi tu non potrai giocare. Perché dici che non posso giocare? Potresti mandare le palle nella nostra rete. È meglio che tu faccia il tuo lavoro di manager. Così noi non avremo problemi. Va bene, ho capito. Ascolta, Macida, ogni volta che prendi la palla, passala a me. Una volta su cinque sarò sicuro di fare gol. Va bene? Due volte su 10 farò dei punti, capite? Non dovete assolutamente passare la palla ad altri. Siamo intesi? Ricorda bene, devi passare la palla solo a me. Non agli altri, eh? Tu allora, cosa stavi dicendo? Me lo vuoi dire o no? Tutti in campo, comincia la partita. Vediamo cosa sono riuscito a fare di questi ragazzi. Dovranno diventare i migliori giocatori del mondo. Devo farcela, devo battere la prima squadra, non posso, non devo assolutamente perdere. Devo distruggere quella maledetta seconda squadra. Avanti ragazzi, e mi raccomando, siate leali. Ho segnato! Fuori gioco! Cosa? Questo gol non può essere valido, l'annullo. Dannazione! Non è giusto! Non è assolutamente giusto! Lei non può fare questo! Accidenti, il gol segnato da Shingo è stato annullato. La partita è ancora da giocare. Ma non ha segnato il gol? Quando Tamai ha preso la palla, ci doveva essere un altro giocatore della prima squadra tra lui e il portiere, ma per me non c'era nessun fuorigioco e il gol era valido. Ah, pensavo l'avesse convalidato. Vediamo chi vincerà questa bella partita. Io tifo per la squadra 1, la migliore. Una bella mia squadra! Tu non fai il tifo per la tua squadra? Il tifo non ha niente a che fare con il risultato. Se sono fortunati, vinceranno. Daremo una lezione che dovrà ricordarsela per un pezzo.
Secondo me la seconda squadra gioca molto meglio della prima. Questo è vero, ma il signor Mazzucchi inventerà qualcosa di losco per vincere. Attenzione, ragazzi! Se vi si presenta l'occasione di attaccare, dovete farlo. La seconda squadra fa un gioco individuale, voi invece dovete collaborare tra di voi, capito? Sì, signore! Dannazione! Corri, corri, corri! Aspetta, aspetta! Stupido che sei! Ti sei lasciato prendere la palla, idiota! Dannazione, devo riuscire assolutamente a fare almeno un gol per poter vincere. Se vogliamo vincere occorre collaborare di più, stringere i tempi. Questo attacco! Vieni, prendi! Correte, correte! Correte! Fermate la palla! Ah, no! Maledizione! Che l'hai fatta! Sei un figlio degno di tuo padre! Dannazione, hanno già fatto un gol e mancano 10 minuti al termine. Dai, forza! Su! No, non è corretto. Non potete cerchiarmi, no! No! Siamo il più forti! Che bella vittoria! Abbiamo vinto! Solo con il gioco di squadra si può arrivare alla vittoria. Altrimenti non è possibile vincere. Che bella vittoria! Ryoko, paga la scommessa! D'accordo, pagherò la scommessa. Certo che la pagherò. Il cavo è proprio tutto suo padre. Bravissimo figliolo, sono molto orgoglioso di te. Ce l'hanno fatta, ma sono stati molto fortunati. La prossima volta vincerò io. Vincerò io. Oh! Allora ti piace com'è finita la partita? Accetti questa sconfitta? Mai. Devi accettarla. Non sono stato sconfitto. Ricorda che solo se uno sa perdere con dignità, se accetta la sconfitta, allora soltanto può definirsi uomo. Sono il più forte di tutti. Non ho potuto giocare, non mi avete fatto giocare in questo modo. Erano tutti contro di me. Sei troppo sicuro di te, sei troppo pieno di voglia. Non è vero e tu lo sai. Te lo ripeto, non ho giocato perché non me lo avete permesso. Questa è la verità. Anche se ne avessi avuto la possibilità, dubito che avresti potuto vincere. Non ne sei convinto? Allora misuriamoci io e te, così vedremo chi di noi due è il più forte. D'accordo. Effettuerai un tiro dal dischetto del rigore, io difenderò la porta e vedremo se riuscirai a segnare. Io non ne sono convinto. Riuscirò a farti un gol. Allora ti senti così sicuro? Bene, staremo a vedere. Ti farò passare la voglia di essere così presuntuoso. Prendo il mio posto fra i pali e tu tirerai.
sono pronto. Hai detto che saresti riuscito a segnare. Che aspetti? Sì, ora ci provo. Allora, coraggio, puoi tirare, non ce la farai mai a battermi. Sei troppo presuntuoso. Invece ti batterò. Forza, hai bisogno di concentrarti ancora? Riuscirò a batterti. I due giocatori si trovano adesso uno di fronte all'altro. Ognuno di loro avrebbe voluto vincere. Erano dei veri e grandi campioni. Shingo un po' presuntuoso, Mazuki troppo sicuro di sé. Shingo si appresta a lanciare la palla, calciando con tutta la sua rabbia.